chiedono l'abbattimento delle liste di attesa, l'assunzione di personale, il potenziamento della medicina territoriale e l'introduzione della medicina di genere, CGL, CISL e UIL. E con loro ad avanzare queste richieste alla regione ci sono 20.000 cittadini abruzzesi che hanno firmato la petizione avviata dai tre sindacati prima delle elezioni regionali. I segretari generali Carmine Ranieri, Michele Lombardo e Leo Malandra a Pescara, alla presenza dei segretari dei sindacati dei pensionati e del pubblico impiego d'Abruzzo e Molise, hanno presentato alla stampa le proposte elaborate per raggiungere questi ed altri obiettivi. La sanità è uno dei punti più importanti per i cittadini, la salute. Da troppo tempo che la regione attua la politica dei due tempi. Da un lato si taglia e poi non vengono mai fatti gli investimenti. Pensiamo soltanto al personale negli ospedali. Gli ospedali abruzzesi sono assolutamente carenti di personale. Questa situazione peggiorerà a causa della quota 100 e quindi dei prossimi pensionamenti. Bisogna investire sul personale, bisogna fare le assunzioni in numero massiccio, sono più di 2.000 unità. Continuiamo a sostenere, nonostante la bocciatura che ha fatto il governo, che la regione debba riprendere questo argomento e nel documento di economia finanziaria regionale deve far sì che il super ticket venga tolto. Il super ticket fu messo allora perché noi eravamo una regione commissariata sul bilancio, soprattutto legato alla sanità. Oggi siamo una regione che ha i conti in ordine sotto questo aspetto, per cui non si capisce perché i cittadini abruzzesi debbano continuare a pagare un super ticket che ovviamente pesa sulle finanze delle singole famiglie. Abbiamo avuto un primo confronto appena si è insediata la Giunta con il Presidente Marsilio. Abbiamo chiesto l'apertura di tavoli settoriali per parlare in generale di tutte le necessità che la Regione Abruzzo ha. Da questo punto di vista ancora abbiamo avuto risposte soltanto parziali. Ci sono tavoli che si sono aperti sporadicamente, ma manca quella sinergia, quella concertazione che noi sempre abbiamo avuto nei tavoli con tutte le giunte, sia di centrodestra che di centrosinistra. Questo per noi è un problema. Noi stiamo cercando e abbiamo fatto una richiesta al Presidente Marsilio per capire se questo elemento di concertazione sia un elemento importante che deve continuare ad esistere.